Buongiorno sottomessi e sottomesse, buongiorno! Siete pronti ad accettare tutto quello che dirà Ursula von der Leyen? Perché quello che dirà non vi piacerà, però voi l'accetterete. Voi inginocchiati, in silenzio, ad accettare tutto. Ormai è così. Ormai non avete più un minimo di amor proprio. Vi manca tutto, quindi io vi auguro una buona Europa a tutti, amici. Preparatevi, perché le case dovrete spendere dai 50 ai 100 ai 200 mila euro per mettere a posto, perché la von der Leyen entro qualche anno, pochissimi anni, vorrà farvi spendere tutto in pannelli solari o fotovoltaico, in sistemi di condizionamento particolari, insomma gran soldi su soldi. Preparatevi a togliere le vostre caldaie, preparatevi ad accettare di nuovo le restrizioni, gli obblighi. Quando lei manderà gli sms si metterà d'accordo con qualcuno, dovrete accettare tutto. Quando lei dirà tramite i suoi sms magari di un accordo di acquisto di qualcosa, tipo degli oggetti per utilizzo sessuale, voi dovrete usarli, avete capito? Ovviamente io sto ironizzando, invece va tutto bene, l'Europa è bellissima. Continuiamo a rimanere in Europa, mi raccomando, che non vogliamo niente. Cioè, amici, è un vero e proprio colpo di Stato quello che hanno fatto i loro, beh, non sono i nostri, ma sono i loro rappresentanti in Europa. Un vero colpo di Stato, un pacchetto che è stato approvato con Zelensky capo al centro. Non so se ve ne siete accorti, se qualcuno di voi abbia capito che stranamente alla riunione della Commissione Europea chi c'era al centro nella foto? Zelensky. Lui che comanda il burattino dell'America. Questa è la verità, poi volete che vi dica una bugia? Volete continuare ad ascoltare i bugiardi, i falsi buonisti veramente deprimenti? Fatelo, io vi dico la verità. La verità è che siamo comandati da gente che non gliene fotte un cazzo di noi, non gliene fotte un cazzo degli italiani, né tantomeno degli europei. Non gliene frega niente del popolo. Gente che fa solo gli interessi delle multinazionali, dei potenti, e fine e basta. Questa è la dura realtà. Gente che sta limitando l'informazione, limita la parola, sta limitando i social network, quindi gente che è anche contro a te, sai che lavori dentro Facebook. Tu che lavori dentro Meta, è gente che ti vorrebbe vedere chiuso a te Meta, è gente che ti vorrebbe vedere chiuso a te YouTube. Questa è la verità, è gente che conta libertà di informazione, libertà di stampa, libertà di vivere, libertà di scelta, e contro qualsiasi libertà. Io ve lo dico, fuori dall'Europa, sto pensando seriamente di candidarmi alle prossime elezioni regionali, perché mi sono rotto i coglioni di questa gente. Sto veramente seriamente pensando di entrare, di mettermi in azione in modo serio, perché mi hanno rotti i coglioni. Abbiamo dei politici contro l'Europa senza attributi, che non hanno il coraggio di dire niente, tutti zitti e muti in un angolino. Abbiamo la gente, i giornalisti zitti e muti in un angolino, vi stanno togliendo la libertà di scrivere vere notizie, vere informazioni, voi state zitti in un angolino. Questa è l'Europa. Ma dove siamo finiti, ragazzi? C'è più democrazia in Corea del Nord. Vi rendete conto che ha fatto un golpe in questi giorni, un vero e proprio golpe? Ha ragione Salvini, ha ragione Paragone, ha ragione quelli che dicono che c'è stato un golpe, e voi lo accettate, sottomessi all'Europa. E quando dico voi parlo del 45% che va a votare, perché il 65% se ne frega, però dal momento che il 65% che non ha votato si troverà a dover rifare le case tra poco, perché la von der Leyen dirà che voi non potete fare nulla in casa vostra, che voi la casa vostra non vale più niente, ci troveremo case da 100.000 euro di valore con 300.000 euro di lavori da fare. Voi dovete stare zitti, non esistono più i politici, non esistono più i giornalisti, non esiste più nessuno di serio, nessuno. C'è solo il popolo in balia di se stesso. E allora bisogna dare una mano al popolo. E allora dobbiamo rimboccarci le maniche e iniziare a fare politica noi, perché hanno rotto i coglioni. Hanno veramente rotto i coglioni. Buongiorno a tutti, buongiorno a voi dormienti, buongiorno a voi che vi state facendo sottomettere dalla von der Leyen, da Zelensky. Buongiorno a tutti voi. Ciao, mi raccomando, non condividete, non commentate, non mandate nessuno alla diretta, perché non bisogna svegliare la gente, bisogna continuare a dormire. Buongiorno a tutti.